Raga, Alessandro sta dormendo ed oggi voglio farne uno scherzo epico, raga, perché gli voglio tagliare tutti i capelli. O sono un ciuffetto, ancora non lo so questo. Come vedete, ragazzi, dorme come un ghiro, devo anche parlare piano. E diciamo che ci sono un po' di capellini da tagliare, non voglio toccare, non voglio svegliarlo. Primissima cosa, andiamo a cercare le forbici. No, ma per cassetto è già aperto! Ci sono anche le forbici qua, ragazzi! Sta roba sembra fatta apposta, ragazzi. Il fatto che io debba tagliare i capelli al signor Alessandro è destino, destino scritto sui libri. Non ci resta nient'altro da fare che scegliere quale ciuffo tagliare. Allora, appoggiamo le forbici qua. E qua, ragazzi, qua la scelta è difficile perché ci sono un po' di ciuffetti. C'è questo qui, c'è anche questo qui che è molto bello, anche questo è molto bello, anche questo che è bello come un cammello. Ce ne sono parecchi da scegliere, raga, che sono belli, che proprio si vede che hanno bisogno di una spuntatina. E dato che non so quale scegliere, faremo un barabacicicocò. Un barabacicicocò, tre civette sul Como, che facevano l'amore con la figlia del dottore, il dottore si ammalò. Un barabacicicocò. Raga, taglieremo questo. Forbicine, venite da me. Incastriamo tutto bene. 3, 2, 1. Oddio! Raga, gli ho tagliato i capelli veramente. Guardate che roba. Appoggiamoli qua. Appoggiamo anche le forbici vicino. E per fare in modo che lui se ne accorga al 100% quando si sveglierà, ci mettiamo anche il suo telefono vicino, proprio bello così di qua, in modo tale che se ne accorga per forza. Adesso lasciamo dormire il signor Alessandro nel mondo dei sogni e delle favole e aspettiamo che si svegli. Like per la parte 2.